Brembo presenta Oggi a Fiorano la Ferrari ha provato le nuove coperture anti-spray per migliorare la sicurezza nei Gran Premi in caso di bagnato. È un progetto condiviso da Pirelli, da FIA e dalla Ferrari stessa che ha progettato questa cover, questo cestello che va a integrare completamente il pneumatico. E lo vogliamo vedere con la nostra realtà virtuale posizionata esattamente qui all'interno del nostro studio. Abbiamo riproposto un pneumatico standard posteriore a 18 pollici. Sopra gli mettiamo la cover, quella proprio progettata da Ferrari. Certamente è molto invasiva, è una soluzione che copre quasi interamente tutta la parte del pneumatico nella sua configurazione esterna e ha proprio lo scopo quello di proteggere lo spray, quindi non nebulizzarlo fuori, dietro al monoposto, e alzato quindi dall'effetto del diffusore e dalla depressione dell'ala posteriore. Noi dobbiamo considerare che un pneumatico di Formula 1 alza addirittura 80 litri d'acqua a 300 km/h in un singolo secondo. Quattro gomme vuol dire 320 litri d'acqua in un solo secondo, e questo ci dà la misura di quella che sia veramente la nebulizzazione alla quale deve far fronte il pilota che segue. Bene, questa configurazione di fatto è una evoluzione molto importante, estrema rispetto a quella che è stata provata l'anno scorso a Silverstone, che prevedeva solo nella parte posteriore un piccolo deflettore per avere l'effetto del paraspruzzi. Adesso la configurazione è decisamente più evoluta, ma soprattutto è stata provata anche nel pomeriggio di oggi in una soluzione con una foratura nella parte laterale decisamente più ampia per raffreddare il pneumatico, perché questo di fatto rappresenta anche una chiusura completa e evita che l'aria impatti sulla mescola e ne garantisca quindi la temperatura ottimale. Si rischia in pista non bagnata ma umida il surriscaldamento e quindi il degrado termico del pneumatico. Ci sono degli esperimenti in atto e soprattutto la parte anteriore di questo cestello ha due forature, addirittura una terza in alto che può essere alzata e quindi può garantire una portata d'aria maggiore, ma sempre controvento, quindi una soluzione che non va a creare nebulizzazione al retrotreno. Quindi il progetto Ferrari, condiviso con Pirelli, voluto da FIA, è questo che abbiamo riprodotto oggi, ma è soltanto una prima parte di nuovi step di evoluzione che verranno testati nel corso del 2024 per essere pronti nel 2025.